Questo è quello che rimane di Subalato. Emblematico, certamente, però in qualche modo questo è un po' il punto di non ritorno, di una situazione un po' kafkiana, assurda, che si è creata intorno a questa meravigliosa esperienza culturale legata al mondo della fotografia. Subalato era un'iniziativa che è nata quasi per gioco 12 anni fa, nel tempo è cresciuta in maniera considerevole, oltre tutte le più rose previsioni. In questo bel gioiello di fine 800 hanno transitato tantissimi fotografi, oltre 100, da tutte le parti del mondo, alcune eccellenze, molti sconosciuti, ma tutti in qualche modo motivati dalla passione per la fotografia. E in pratica, ora, visto che questa è un'esperienza legata anche all'amministrazione comunale, perché il palazzo dell'amministrazione comunale si chiude. Si chiude perché l'amministrazione comunale non è più interessata a investire sulla fotografia, preferisce lavorare su altri fronti. E quindi noi prendiamo atto di questa fine di questa alleanza bellissima, solidissima, che ha fatto scoprire il mondo fotografico, che ha fatto scoprire questo piccolo paese al mondo, che ha messo in piedi iniziative di grande respiro, coinvolgendo sia giovani di tutta Europa, sia leader di centri culturali importanti come Roma, Milano, per limitarci all'Italia, o Berlino, o Londra. E oggi praticamente questo spazio non è più utilizzabile per fare attività legate al mondo della fotografia. Quindi noi decidiamo di proseguire dalle altre parti. Però, siccome a noi non piace elaborare lutti, anzi siamo convinti che non serve assolutamente a nulla, stiamo invece elaborando nuovi progetti, perché siamo convinti che il futuro della fotografia ha scenari importanti. In Italia è indietro rispetto al resto del mondo, per cui siamo convinti che noi possiamo giocare una piccola parte per affrontare nuove sfide. Insieme a tanti amici che con noi hanno condiviso questa bellissima avventura e che in questi giorni ci testimoniano grande affetto per le vicissitudini, come dire, puramente locali da un punto di vista organizzativo, mentre il plauso per il tipo di attività che si è svolta, come dire, ha veramente un mare di consensi, dalle petizioni su internet, alle testimonianze sui giornali, sulle riviste, alle telefonate, alle lettere, sia personali che pubbliche, che vengono in questi giorni presentate ai quotidiani, insomma, ci conferma che la strada che abbiamo intrapreso ha coinvolto molti amici, molti appassionati, molti professionisti. E che sicuramente non è un terreno che possiamo abbandonare solo perché non c'è più questo spazio. Questo spazio è uno come tanti altri. Quello che conta è che ci sono le persone che ci permettono di proseguire i nostri sogni, la nostra immaginazione. E proprio per proseguire in questa strada stiamo mettendo in piedi e va in mostra proprio in questi giorni, meno 31, che è la terza rassegna internazionale rivolta a giovani di tutta Europa, la proponiamo a Sassari con oltre 400 fotografie, un posto bellissimo, con un allestimento spartano ma sufficientemente intrigante, e speriamo che il pubblico apprezzi sia il progetto culturale ma anche la capacità che spesso hanno i giovani di intrattenersi col pubblico.